Nel 2012 il gruppo immobiliare Oro Milano ha conferito al Dipartimento di Design del Politecnico di Milano un incarico per la definizione degli allestimenti degli alloggi di Cascina Merlata. Con i colleghi Luisa Collini e Laura Galluzzo, con cui abbiamo condiviso lo sviluppo del progetto, abbiamo avviato una ricerca tesa ad individuare il target di utenti che avrebbero poi abitato questi alloggi in modalità temporanea. I risultati emersi sono stati l'individuazione di un tipo di utente, 25-35 anni, giovane, prevalentemente single, talvolta con famiglia, caratterizzato da una forte internazionalizzazione e aperto ad esperienze di condivisione di un tipo di vita informale. Nello sviluppo del progetto abbiamo individuato delle parole chiave, dei codici: temporaneità, informalità, sostenibilità, made in Italy, estetica del temporaneo e trasformabilità ci hanno aiutato a definire i singoli elementi d'arredo che caratterizzano l'allestimento del villaggio. Questi stessi elementi hanno un grado di trasformazione e di personalizzazione che verranno poi utilizzati da quelli che saranno gli abitanti finali del villaggio stesso. L'occasione del Villaggio Expo ha costituito sin da subito un momento per ribadire la tradizione storica del design italiano. Da qui la volontà di coinvolgere aziende del Made in Italy che ne fossero testimonianza. Il gruppo Euromobil, per quanto riguarda gli elementi d'arredo, e Artemide per la fornitura degli apparecchi illuminanti sono stati partner coinvolti nell'allestimento degli alloggi. La risposta e la loro capacità nell'interpretare le istanze progettuali si possono misurare in termini di qualità del prodotto ed affidabilità, un'ulteriore testimonianza dell'eccellenza del Made in Italy.